È un allarme che secondo me è infondato. Noi abbiamo fatto delle verifiche all'ufficio relazioni con il pubblico, abbiamo guardato anche i social che ci riguardano e non abbiamo le denunce che hanno dichiarato i sindacati. È dura la risposta dello IOV di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto, alle accuse dei sindacati che hanno denunciato casi di attese fino a 7 ore per i pazienti del Day Hospital del Punto Prelievi. Un sovraffollamento che rende la vita difficile a pazienti e operatori, affermano CGL e CISL e UIL, ma per la direzione la realtà è ben diversa. Dal punto di vista delle proteste e denunce di famiglie o pazienti noi non abbiamo riscontri. Il problema è un problema che conosciamo, che abbiamo affrontato da molto tempo, perché è un problema legato prima di tutto agli spazi che sono limitati. Noi abbiamo 49 poltrone per il Day Hospital, per le chemioterapie, ma gli spazi dello IOV sono nati, erano un ospedale nato per tutt'altre finalità. La direzione afferma di non aver mai ricevuto lamentele o proteste, né direttamente né sui social che vengono monitorati. Certo, gli spazi richiedono ampliamenti. I pazienti sono passati dal 2015 a oggi da 25 a 41 mila. Questo non impedisce che il servizio offerto sia di qualità. Inoltre le terapie oncologiche devono essere fatte entro pochi giorni. Una polemica definita pretestuosa, quella dei sindacati, perché è ovvio che nel periodo delle feste natalizie si siano dovuti spalmare negli altri giorni una parte dei pazienti, pronte alcune novità. Abbiamo cercato di favorire il prelievo il giorno prima per i pazienti che abitano a Padova. Adesso amplieremo l'orario dalle 17 alle 20 e apriremo il sabato mattina, aumentando quindi con altri 5 infermieri che tra poco verranno assunti. Inoltre sarà aperto un ambulatorio per le urgenze e ampliata la sala prelievi. Un comportamento, quello dei sindacati, che ha infastidito la direzione, che per il momento rifiuta un confronto con CGL, CISL e UIL e nello stesso tempo vuole tranquillizzare i 160 pazienti che ogni giorno ricevono le terapie.